Sai, ho fatto un brano, ora ho sentito la casa discografica, ma vediamo un po' se investono. Investono. Sigla, va. Ora, lungi da me difendere tout court le case discografiche, perché voglio dire, è un business. E quello ognuno lo fa come meglio crede. Però è evidente oggi che è difficile come volare che qualcuno possa investire su di te. Perché mai? Il motivo è molto semplice. Le possibilità di guadagno sono scarsissime e i rischi sono invece molto alti. Ne abbiamo già parlato del mercato dei brani. Quello di cui non abbiamo parlato è come mai le persone ancora si aspettano che la casa discografica si comporti come eravamo abituati a concepirla. Cioè, prendeva in carico il brano, prendeva in carico l'artista e investiva nella promozione e nella distribuzione, tenendosi comunque una gran parte dei ricavi. Per esempio, i primi 500 CD servivano per coprire le spese della casa discografica, giustamente perché investendo qualcuno ci vuole anche guadagnare. Ora, abbiamo sentito per anni musicisti lamentarsi delle case discografiche e ci sono stati esempi molto chiari di vere e proprie fregature, nel quale firmavi dei contratti capestri e non ti arrivava poi nulla, o le briciole di dischi che guadagnavano invece molto. La storia ne è piena anche di casi molto eclatanti. Però pensiamo ad oggi, ne abbiamo già parlato. Escono talmente tanti brani che è veramente difficile che qualcuno riesca ad emergere. Soprattutto se la casa discografica si accolla alle spese di promozione, che purtroppo hanno mantenuto dei costi molto alti e dei prezzi molto alti. Com'è possibile che uno poi arrivi a guadagnare? E soprattutto, perché io dovrei investire per te? Chiunque ha un'attività in questo settore si rende conto di quelli che sono i numeri veri e propri. E adesso si parla veramente di briciole, di centesimi di euro, con tutti i vari streaming, il ritorno delle vendite, i diritti d'autore, eccetera. A maggior ragione se uno fa una cover. Non ha neanche i diritti d'autore perché quelli se li prende chi ha scritto il brano originale, quindi deve puntare soltanto sulle vendite, oppure sulle pubblicazioni o le licenze. Però oggi nessuno paga più per una licenza perché tutto è sempre distribuito online in tutto il mondo. Quindi come fa una casa discografica a guadagnare grazie a te? Se il 10% dei brani ripaga se stesso, c'è solo un 5, forse un 3% di quelli che guadagnano veramente tanto, quindi da potersi permettere un investimento su di te. E per far questo la casa discografica deve essere veramente, veramente interessata a te, o meglio, deve pensare che con te può guadagnare. Nessuno vuole investire così tanto per se non c'è un ritorno economico. E se non c'è un ritorno economico che potenzialmente è molto più alto dell'investimento. Questo è per qualsiasi tipo di attività e noi DJ non siamo assolutamente da meno, quindi noi non possiamo aspettarci granché. Due sono le cose che possiamo fare. Prima è rischiare con la nostra pelle, sostenere le spese per poter provare ad emergere, ad arrivare da qualche parte, a amplificare la nostra esposizione mediatica e a poter diffondere il brano. In quel modo tu rischi e i guadagni sono tuoi. L'altro modo invece è che la casa discografica sia veramente interessata a te e veda in te un'occasione di guadagno. Questo avviene se sono possibili delle collaborazioni importanti, degli eventi importanti, che tu abbia un giro di contatti importante. Cioè, mi ripeto perché è veramente questo il punto focale. Altrimenti uno si aspetta di avere chissà che, in realtà sei semplicemente un brano o un artista messo nel catalogo. All'inizio ci siamo arrabbiati tutti di questo. Poi effettivamente quando entri nei meandri del business e di come effettivamente le cose funzionano, sai che non ti puoi aspettare nient'altro, perché chiunque ha un'attività si comporterebbe in questo modo. E allora abbiamo queste due strade. O rischi tu in prima persona, oppure
Trovi chi è interessato a te, che magari può essere un'etichetta molto piccola che ha bisogno di crescere e allora si impegna per crescere insieme a te che hai bisogno di crescere. Oppure se invece è un caso più strutturato, devi essere anche tu molto strutturato in modo da essere richiesto e da essere, detto brutalmente, utile anche a loro. Se hai opinioni in merito, scrivile qui sotto nei commenti. Clicca su YouTube sulla playlist di Essere DJ Oggi e anche su Facebook e segui per tutti i nuovi video ogni giorno. A presto!